Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette della Essence. Questa è l'All About Bronze, l'unica palette che io ho pensato proprio di scartare e invece alla fine mi sta sorprendendo notevolmente. Eccola qui, è un po' sporca, sì, lo so, perché la sto usando in questo periodo. Allora, sono tutti colori metallizzati, quindi sono perfetti direi per l'estate. Io direi che ve li swatcho un attimo, così li vedete, e poi dopo ne parliamo Allora, assieme. Ecco qui, partiamo con la prima fila e dopo vi mostro la seconda. Allora, la prima fila, facciamo così, comprende, ecco fatto, un colore più chiaro molto illuminante, due intermedi e uno più scuro, tutti metallizzati. Fa un po' di riflesso con la telecamera, ma comunque adesso ve li mostro. Uno, due, tre e quattro, i primi sopra. Quindi, uno, due. E il quarto che è il più scuro. E quattro, ecco. Questi sono i primi quattro. Ok? Adesso, sempre con lo stesso criterio, la fila sotto, quindi c'è quello più chiaro, i due intermedi e quello più scuro. Quindi partiamo con il più chiaro, che è il bianco, e lo mettiamo qui. Vediamo se riesco a farli in fila. Sì, così. Così. Due. Allora, vedete che sono tutti colori molto pigmentati e molto luminosi. Io direi che sicuramente i primi due. Non so se è meglio che ve la mostri così. I primi due vanno benissimo come illuminanti, poi i due sopra e i due sotto, questi un po' più scuri, questi un po' più chiari, e comunque sono perfetti come colore intermedio, mentre gli ultimi due vanno benissimo nella piega dell'occhio oppure come eyeliner per fare la riga di eyeliner. Allora, ok, eccoci qua. Cosa dire? Intanto sono super, super pigmentati. E molto luminosi, molto scriventi. Altra cosa che devo dire, molto polverosi. Certo, sicuramente è una palettina che costa 4 euro, quindi va benissimo per il prezzo che ha, però sono cremosi, cremosi, sembrano quasi cremosi, cioè si prelevano molto bene, si stendono molto bene e si sfumano molto bene, però perdono tantissimo prodotto, quindi tantissima polvere sotto. Vi consiglio in estate di fare prima gli occhi e poi il trucco viso, se non andate davvero a macchiarvi tantissimo. Che altro dire? Intanto sono ancora qui bella macchiata ed è eccoci. Non so cos'altro dirvi di questa palette, perché sinceramente avevo detto no, ha dei colori troppo scuri per me, quindi poi tutti metallizzati, mi piacciono i nude, non i metallizzati, però invece mi ha sorpreso e anche piacevolmente, perché sì, è vero, sono molto pigmentati e molto sono tutti metallizzati. Ok, non è proprio il mio tipo di palette, però per l'estate che non applico troppi prodotti, che non vado a colorare troppo, questo dà un ottimo colore perché anche da solo è perfetto. E unica cosa che forse, il colore nella cialda sembra quasi cremoso. Dopo, quando lo applicate, si capisce che è polvere perché cade, tra tantissima polvere. Però sembra quasi cremosa, infatti vedete che in una settimana di trucco un po' tutte le, non so come farvelo vedere, sono tutti con il solco. L'unica cosa bella però di questa palette è che è davvero tutta metallizzata, non solamente lo strato sopra, ma vedete che sono andata anche sotto, c'è un po' che la uso, ed è tutta tutta metallizzata. Io credo che ve la consiglio sicuramente perché come palettina estiva,
o a chi piacciono i colori metallizzati nel tono, soprattutto del bronzo e dell'oro, è fantastica. Allora, io spero che sia stata utile. Se l'avete provata, fatemi sapere come vi siete trovate. Ed se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perdete le prossime recensioni beauty, soprattutto low cost. Alla prossima, ciao!